e dello Sporting Campobasso il primo trofeo stagionale nel futsal di Serie C1. Al Pala Selvapiana, i rossoblù di Giarrusso si impongono per 4-1 sulla Juve Nestermoli, nella finale di Coppa Italia, in una gara che si decide tutta nella ripresa, dopo un primo tempo equilibrato, in cui negli ultimi minuti Pappalardi fallisce anche un tiro libero. Lo stesso Pappalardi, però, sa come rifarsi in avvio di ripresa. Villani poco dopo raddoppia, e a quel punto i basso molisani si giocano la carta del portiere in movimento. Col gioco a 5, arriva sì la rete di Marino che riporta sotto gli adriatici, ma sul finale, Pappalardi prima e Cornacchione nel recupero, scrivono la parola fine sul match, e per i campobassani può così iniziare la festa. Proiezione sulla fase nazionale della rassegna tricolore, che vedrà nel primo turno e gli ottavi, la doppia sfida con la Ternana, vincitrice ieri dell'omologa competizione in Umbria, col 2-0 rifilato al Gacci 2000, con andata in esterna il 18 febbraio e ritorno allo Sturzo il 25.